E come detto, ritorniamo in studio con Sesta Ora, la nostra trasmissione, per parlare ancora della commemorazione dei defunti, della festa di ogni santi, vista da un'altra prospettiva, quella americana, quella vissuta anche nella base NAS di Sigonella, poco distante da Catania. E do il mio benvenuto al tenente di vascello Tim Page, tra l'altro capo ufficio stampa, quindi molto legato anche ai mezzi di comunicazione di NAS Sigonella, e anche al dottor Alberto Lunetta, vice capo ufficio stampa appunto della base di Sigonella. Noi vi ringraziamo, welcome allora, diciamo in questa occasione. Grazie. Alberto, parliamo un po' con te. Sì, bene, si è conclusa da poco, grazie, innanzitutto ringraziamo per l'invito. Si è conclusa da poco la festa presso la base, la stazione aeronavale della Marina USA di Sigonella, Halloween, che ha visto la partecipazione di circa 1000 tra ospiti esterni, quindi è stato un grande successo. I think we had about 1000 visitors. Oh. È d'accordo anche il tenente. Sì, what can we tell del about successo. The festival? But vediamo ora cosa ci dice. It's a good festival. It's one of the few times during the year that we can offer, you know, to have the public, have the local Sicilians come in on the base and enjoy some of the festivities and take part in some of the heritage that we celebrate every year. Quindi ecco, è una delle occasioni che la base offre agli amici siciliani per diciamo, poter vedere e condividere parte anche della storia e della cultura, del bagaglio culturale degli americani con la comunità che ci ospita. E noi non vogliamo fare solo uno sterile racconto di quello che è avvenuto all'interno della base, ma con le nostre telecamere, grazie anche al vostro prezioso lavoro, siamo entrati proprio all'interno della base NAS 1 di Sigonella per vivere un po' questa festa. Vediamo cosa è accaduto. Nel nostro paese all'inizio di novembre si ricordano i defunti, a Sigonella, a pochi passi da Catania, nella base americana, si festeggia Halloween, ovvero la vigilia della festa di ogni santi per il 31 di ottobre. Negli Stati Uniti le diverse tradizioni legate alla festa di ogni santi confluirono sino ad arrivare alle consuete moderne celebrazioni. Fu la massiccia immigrazione irlandese del XIX secolo a portare nel nuovo mondo la tradizione di Halloween, qui però le rape adatte ad essere scavate era più difficile trovarle e quindi vennero sostituite con le zucche. A raccontarci la tradizione è un cittadino statunitense proprio durante le celebrazioni di Sigonella. Halloween in the USA, che è la festa di Halloween negli Stati Uniti, usciamo, tiriamo... Nelle case, andate nelle case, cosa dite? Di tutte le casse, tocchiamo, bussate e chiedete che cosa? Dolcetto o scherzetto? Dolcetto, sempre un dolcetto. A te ti piace la festa di Halloween? Sì, le ragazze le incanto. E questo dunque quanto avvenuto all'interno della base NAS 1 di Sigonella, ma vogliamo capire un po' di più com'è strutturata questa festa proprio all'interno della base con il tenente Page. Alberto, ci puoi tradurre? Can you tell us how is the base? We have a good MWR department, which is a morale, welfare and recreation
They put on some great festivals. They put on some great events for the members of the military, for everybody on base. But like I said earlier, occasionally we're allowed to have the local public come and enjoy some of these events. We have people from different, as you've seen, people from different booths, people from different traditions, people from heritage that we bring together, and we're able to share that with our local community. We have people from the Latin American, we have the Filipino American, the German. We have so many different cultures, which is what makes not only the United States unique, but also the United States Navy. You know, that's who we are. We're a diverse crowd. We're a diverse organization, and that makes it unique. And we're allowed to share that with the local public. C'è la necessità di coniugare diverse esigenze, Alberto. Sì, in realtà, ecco, il merito di questa perfetta organizzazione della festa di Halloween alla base è dell'ufficio chiamato MWR, che è l'ufficio ricreativo della base. E, essenzialmente cosa succede? Diversi reparti della base allestiscono questi chioschi dove vengono preparate delle specialità da tutte le parti del mondo. Così come quindi, abbiamo visto alle magiche. Esatto, quindi abbiamo visto, ci sono i chioschi che preparano cibo filippino, quelli che preparano cibo latinoamericano, cibo tedesco, e quindi è un modo per poter condividere con la Navy, la Marina, che fa da grande catalizzatore per questa grande festa. È un modo per condividere con la comunità locale l'organizzazione e la diversità di tutte queste culture che coesistono all'interno della base. Anche questa festa è un po' storica per gli americani? Sì, what is the history of this festival? This is like a historic festival for the States? It's a festival we do at the end of traditionally at the end of summer and beginning of the winter season. This year we're fortunate enough to have it around the Halloween season, which allows us to show the local community how the Americans celebrate Halloween, how we dress up, the kids scary dress up in costumes, either something scary or something from their favorite cartoon character. So they go around, they get candy from the adults, and we do what we call trick-or-treating, which is where all the kids go around to the neighborhood houses, and we get to give those kids candy in return for them wearing their costumes. Sì, si tratta di una festa storica che risale, coincide con la fine del periodo estivo, quindi l'inizio anche dell'inverno, e appunto all'interno della base noi organizziamo il famoso trick or treat, ovvero il dolcetto scherzetto tradizionale. Soprattutto tutti i partecipanti a questa festa si vestono con questi costumi macabri, spaventosi, che proprio risalgono ai tempi dei Celti, per scacciare via questi spiriti che questa notte del 31 ottobre volevano tornare sulla terra, secondo la tradizione, e possedere i corpi degli uomini, e ovviamente con tutti questi vestiti particolari. Quindi ecco, è un modo, come abbiamo detto ancora una volta, di poter condividere anche questa particolarità di questo carnevale macabro con la comunità locale. C'è tra l'altro anche la festa del ringraziamento tra gli appuntamenti attesi proprio all'interno della base. Sì. Facciamo anche un qualche flash, sì. Siamo in chiusura. We were about also to organize the Thanksgiving Festival next month. Can you tell us about it also? Thanksgiving Festival. The Thanksgiving is going to be more celebrating it, not really a festival, but okay, celebrating. Okay. Yeah, Thanksgiving is a big part of our heritage as well. We usually celebrate that with family. That's something we celebrate with family. It's a more intimate holiday for the Americans. We normally celebrate that with family, eating dinner, which is normally associated with just eating a lot of turkey and dressing. Sì, sì, per quanto riguarda la festa di ringraziamento, sarà il mese prossimo. Non verrà fatta una festa come questa di Halloween, questa festa dell'autunno che è stata appena fatta, perché si tratta di una celebrazione più intima, più dedicata alle famiglie, nelle quali essenzialmente c'è un ritrovo. Sì, c'è un ritrovo alla famiglia, si mangia anche il famoso tacchino. Alberto, volevo chiudere con te questo segmento dedicato non solo ad Halloween ma anche alla base di Sigonella con un'altra parentesi. C'è una ritrovata serenità all'interno della base dopo gli ultimi eventi che comunque l'hanno vista coinvolta soprattutto sul fronte della Libia?
Sì, ci sono stati, sì, la base ha ospitato diversi reparti della NATO che hanno operato all'interno dell'operazione appunto Unified Protector e adesso quindi dopo la fine della missione la base è tornata a fare quello che ha sempre fatto, che comunque è il supporto alla sesta flotta della Marina USA e anche alla NATO. Quindi in realtà la base ha continuato a fare quello che faceva, semplicemente lo ha fatto per più persone, per più paesi della NATO. Grazie dunque alla collega, il dottor Alberto Lunetta, vice capo ufficio stampa della base NAS di Sigonella. Grazie anche al tenente Di Vascello, Tim Page, per questo spaccato davvero interessante su Sigonella, sull'America e anche su questa festività. Si chiude qui il nostro appuntamento odierno di Sesta Ora. Vi ricordo che è possibile contattarci attraverso l'email sestaora@sestarete.com, attraverso la nostra pagina Facebook e poi è possibile seguirci come sempre in streaming. Io vi ringrazio e ringrazio nuovamente i nostri ospiti. Grazie, thanks. Grazie. Diciamo. E dunque tutto, appuntamento rinnovato con la prossima edizione di Sesta Ora. Grazie ancora per l'attenzione.